Ragazze, ben ritrovate sul mio canale e ben ritrovati in questo nuovo video. Allora, quest'oggi abbiamo un nuovo video spacchettamento e questa volta si tratta del kit di Mia Scrap and Craft ed è quello dedicato, scusate, alla colazione da Tiffany, quindi sarà tutto a tema Tiffany. Allora, intanto andiamo a togliere questa tag che io come sempre conservo. Sì, perfetto, la mettiamo qui. Questo lo mettiamo qui. Ok, andiamo a scoprire cosa c'è all'interno. Io come sempre cerco di trattenermi nel non aprire il kit perché voglio appunto farlo con voi. Ok, ci sono un sacco di cose carine. Come sempre, Giovanna è bravissima. Che carina questa card, molto bella. Allora, partiamo piano piano. Allora, intanto abbiamo il fiocchettino che spero di riuscire ad aprire, più che altro spero di riuscire a capire perché ogni tanto non riesco a capire i versi, cioè il verso della chiusura. Ogni tanto mi sento un'impedita. Ok, perfetto. Come sempre tutto ben conservato. Che carino, il fiocchettino tutto nero è fatto di gomma crepla. È una mini clip praticamente, è un fiocchettino molto molto sottile, davvero grazioso. Allora, lo rimetto in busta perché come sempre voi sapete ormai il mio problema, che ho paura che mio figlio faccia razzie, anche perché come vi ho detto ormai è quasi, cioè arriva ormai alla scrivania, però non arriva alla parte centrale, quindi io sono costretta a tenere tutto al centro per evitare che lui arrivi, però ormai con tutti gli acquisti che faccio, fortunatamente diciamo fortunatamente ho tante cose, però sfortunatamente dall'altro lato ho poco spazio perché io sono abusiva purtroppo nella stanzetta di mio figlio. Allora, questa volta le carte le ha fatte non plastificate. Devo dire, Giovanna, sinceramente mi piacciono molto di più così, perché se uno volesse scriverci sopra è più facile. Ma poi non so perché mi piacciono fatte così, in cartoncino. Allora, abbiamo queste qui con Tiffany. Poi c'è questo con i vestitini classici proprio del film, con i vari libri, la tazza, cioè dovrebbe essere la mug, le scarpettine, gli occhiali da sole. Questo con tutte le varie cose, anche i pacchettini regali, molto carini. Allora, poi c'è la frase con Audrey Hepburn in sfondo. Qualche volta è bello essere presa per una balorda. Cioè, sono frasi prese dal film. Che carina cosa con tutti questi pacchettini. Allora, non permetterò a nessuno di mettermi in gabbia. Gattone! Un gattone tutto bianco. Allora, partiamo dal fatto che io non ho mai visto il film Colazione da Tiffany. Anzi, se qualcuno di voi lo ha visto, molto probabilmente quasi tutti l'avrete visto, fatemi sapere com'è, se mi conviene vederlo, perché sinceramente a me non piacciono molto i film sdolcinati. Chi mi segue più o meno lo sa che io sono più una fan degli horror, dell'animazione, della fantascienza. Quindi non sono molto per i film sdolcinati. Però fatemi sapere se, ne, cioè, se mi, ne vale la pena vederlo, ecco. Almeno una volta nella vita vale la pena vederlo. Comunque, ritorniamo a noi. Su, vieni qua, povero amore senza nome. Che carine. Belle, mi piacciono tantissimo le carte. Direi che la mia preferita è questa in assoluto. Io le metterei ovunque, riempirei i travelers ovunque, cioè. Io, a parte che adesso, vabbè, come voi sapete, sono in attesa degli acquisti che ho fatto da Giorgia. Allora, andiamo avanti. Abbiamo gli stickers. Ci sono. Scusate, ma stamattina ho un po' la voce bassa. Allora, è tutto incentrato sul verde Tiffany. C'è la mug, ombrellino, pacchettino, valigia, scarpe con tacco bellissimi, Audrey Hepburn, un cuscino, cuscino gatto, pacchetti, la sigaretta di Audrey Hepburn. E, che belli, guanti con diamante, collana, fiori, diamanti, sigaretta, lei, il suo profilo, il suo gatto.
Belli, belli, belli. Ok. L'unica cosa è che è un color Tiffany un po' sfalsato, nel senso che non è proprio quel verde tipo acqua che noi siamo abituati a vedere, almeno io non vorrei fare una gaffe, però io conosco un solo verde Tiffany e non è questo, è un po' più chiaro, questo è più incentrato tipo sul turchese forse. Vabbè, ma è bello comunque. Forse è fatto appositamente, non lo so. Molto bello. Ok. Fiocchettino da aggiungere all'agenda. Questa volta Giovanna ci ha fatto un prolungamento con gomma crepla, tutto in gomma crepla. Carinissimo questo fiocchettino. Bello. Con questo cuoricino ciondolo, sempre fatto in questo azzurro. Molto bello. Mi piace davvero tanto questo. Ok. Rimettiamo il tutto nelle bustacchie. Ok. Io sto mettendo tutto qui ai lati per evitare di... Allora, qui ci sono i die cut, come sempre conservati in queste bustine carinissime. È sempre tutto conservato per bene, è sempre tutto molto metodicamente. Accuratamente, metodicamente conservato per bene. Bella. Allora, già vedo questa che mi piace tantissimo, ed è la tazza, la mug. Bellissimo questo fiocchetto con tutti i fiorellini. Specchio con Audrey Hepburn. Una valigia con un portacappelli e le scarpe. Il cuscino. Chiaramente sono tutte la sigaretta, tutte in base agli stickers. La rosa azzurra. Questa valigetta o borsetta, il pacco classico di Tiffany, cioè non può mancare, occhiali da sole, il suo fantastico vestitino, il gatto, i guanti con diamante e poi una pila di libri con New York, Fifth Avenue, Breakfast and Tiffany, Audrey Hepburn, Tiffany Style. E questi sono i die cut. Molto belli anche questi. Aiuto. Va bene, questi non li rimetto dentro, se no veramente vi faccio perdere un sacco di tempo. Poi, questo è il regalo che lei ci ha incluso ed è la piccola bag di Audrey Hepburn. Dovrebbe essere, Giovanna, correggimi se sbaglio, dovrebbe essere un'etichetta portanome. Lei l'ha plastificata, aiuto, non riesco ad aprirla. L'ha plastificata di modo che comunque ci si possa mettere il nome e cancellarlo se si ha voglia di cambiare. È una piccola etichettina e qui ci si può scrivere quello che si vuole, il nome, insomma, quello che uno più vuole. Bello, bello, bello. Ok. Ah, la tag, scusate, no, la tab, dicevo, oddio, non mi ricordo la tab, ragazzi, scusate, stamattina sono un po'... Comunque, questa mega tag, sì, tag, con rosa, il gatto, lei in prima fila, bellissima, qui si vede veramente bene. Mettiamola qui. Ed infine abbiamo le carte. Con carta normale e come sempre le nostre carte speciali. Ecco qui. Allora abbiamo questa parte davanti fatta così, poi c'è questa di dietro con le rose, stupenda, che credo metterò nel traverso che mi sta per arrivare. E poi abbiamo le carte speciali, bellissime, e sono questa qui con le varie cose, scarpette, la mug, i libri, la borsetta, fiocchetti, e poi c'è questa qui con le rose, questo, in questo azzurro verde, non so come definirlo. E devo dire che mi piace moltissimo, davvero, davvero, davvero molto. Ok, va bene ragazze, oddio, non si vede niente. Ok, non so se siete riusciti a vedere qualcosa. Comunque le carte speciali sono queste qui. Mi dispiace, non me l'ero accorta che si era offuscato.
Ok, perfetto. Va bene ragazzi, io sono arrivata al termine anche di questo video, spero vi sia piaciuto anche questo kit. Fatemi sapere nei commentini cosa ne pensate e ci vediamo al prossimo video. Ciao!